Buonasera amici. Stasera leggerò un brano tratto dall'Uomo dal fiore in bocca di Luigi Pirandello. Un ambiente rarefatto e un incontro occasionale caratterizzano l'Uomo dal fiore in bocca, atto unico della novella Caffè notturno. Un uomo e un avventore si ritrovano a parlare nella notte in uno dei pochi caffè aperti. Si stabilisce subito tra quest'uomo in cerca di verifiche e questo marito costretto ad aspettare il treno della mattina per raggiungere la famiglia in vacanza, un rapporto strano, carico di una tensione drammatica fortemente percepibile, amplificato dalla natura dei discorsi. L'uomo soffre di una malattia incurabile, vive continuamente sul filo della morte, che può colpirlo in qualsiasi momento. Nel suo delirio tenta di assentarsi dalla propria esistenza e di attaccarsi disperatamente a quella degli altri, ai particolari più insignificanti, alle abitudini più curiose, nella vana speranza di trovare un motivo di delusione e confermare il suo disperato senso di distacco dalla vita che è condannato a perdere. Nel monologo seguente, emblematico per l'uso di sofistiche argomentazioni, il nostro uomo analizza ogni sensazione come fosse l'ultima e disquisisce sul gusto della vita, sostenendo che può essere solo retrospettivo, nei ricordi di fatti apparentemente insulsi al presente, che solo con il corso degli anni acquistano quel particolare sapore che dà loro il tempo e l'immaginazione umana. Un gusto della vita che ci assale come una morsa alla gola, perché non si soddisfa mai. Perché la vita è ingorda di se stessa, non si lascia assaporare mentre viene vissuta. È un discorso che inizia con i toni dimessi di chi non ha più nulla da perdere, per accendersi poi quando, in un crescendo di determinazione, tenta di far riflettere lo sprovveduto viaggiatore sulle più profonde verità, con una dialettica serrata che soggioga il suo scettico ascoltatore. L'uomo, 30-40 anni, italiano. Ambientazione, un caffè notturno, circa a mezzanotte, anni 20. Ringrazi Dio se sono fastidi soltanto. C'è chi ha di peggio, caro signore. Io le dico che ho bisogno di attaccarmi con l'immaginazione alla vita altrui. Ma così, senza piacere, senza punto interessarmene. Anzi, per sentirne il fastidio, per giudicarla sciocca e vana la vita, cosicché veramente non debba importare a nessuno di finirla. E questo è da dimostrare bene, sa? Con prove ed esempi continui, a noi stessi, implacabilmente. Perché, caro signore, non sappiamo da che cosa sia fatto, ma c'è, ce lo sentiamo tutti qua, come un'angoscia nella gola, il gusto della vita. Che non si soddisfa mai, che non si può mai soddisfare, perché la vita, nell'atto stesso che la viviamo, è così sempre ingorda di se stessa, che non si lascia assaporare. Il sapore è nel passato, che ci rimane vivo dentro. Il gusto della vita ci viene di là, dai ricordi che ci tengono legati. Ma legati a che cosa? A questa sciocchezza qua. A queste noie, a tante stupide illusioni, insulse preoccupazioni. Sì, questa che ora qua è una sciocchezza, questa che ora qua è una noia. E arrivo financo a dire questa qua che ora è per noi una sventura, una vera sventura. Sì, signori, a distanza di 4, 5, 10 anni, chissà che sapore acquisterà. Che gusto queste lacrime. È la vita, per Dio, al solo pensiero di perderla, specialmente quando si sa che è questione di giorni. Grazie.